prendevi la Les Paul, bah, un muro di suono. Oggi non è più questo mondo. Cioè, io lo dicevo l'altro giorno scherzando, c'è una certa ironia. Una volta che si suonava tantissimo, io usavo un vecchio Bassman, teste cassa, un Fender Bassman. Ne avevo due, uno del 64 e uno del 75, non mi ricordo, più o meno il mio anno. Li avevo presi tutte e due perché era un lotto, li avevo pagati anche relativamente poco. Poi alla fine usavo sempre quello del Silverface perché era più pratico. Però andavo in giro con due. Cioè almeno due testate. O quello è un ampli di scorta, un furgone. Eh sì. Sì, io usavo un Fender Twin, quello con i pomerini rossi. 35 kg. 35 kg. Cioè adesso il Twin io ce l'ho qua dentro. Suona come un Twin. Sì, io ho una Zoom G6. Ok. Che anche lui c'ha il Twin dentro. Però è... Ma diciamo che questo è uno strumento. Allora, poi se no facciamo la pubblicità al camper. Se lo meritano perché sono bravi, però. Allora, io adesso qui ho impostato uno. Questa, ripeto, entro in un amplificatore, non è fedele al 100%. Questa è una Plexi, no? Quindi l'attacco. Lì. Busterino, qui ho da qualche parte, questo dovrebbe essere un Deluxe Reverb, no, questo è un Twin o un Deluxe Reverb, non mi ricordo più, questo è il Twin. Ma la cosa figa è che io, quando devo fare un pezzo, tu immagini che devo suonare un pezzo in si minore, no? Così evito di portarmi la baritona. Certo. Cioè, allora, poi se vogliamo fare i puristi, ci sono delle cose che suonano meglio, sicuramente. Però quando tu lavori in studio, e anche lì io uso la parola magica, lavori, allora tu oggi fai una chitarra e dici, cacchio che idea fotonica, la registro, benissimo, poi la riascolti il giorno dopo e dici, ma lì magari ci voglio mettere un altro accordo, un'altra cosa. Se lo fai il giorno dopo hai lasciato lì tutto bene, ma se lo fai la settimana dopo, nel frattempo hai avuto un'altra produzione, hai spostato l'amplificatore, hai spostato il microfono, cioè a me è capitato con un'acustica, non sono mai più riuscito ad avere quel suono che ho avuto quel giorno. Sì. Bello, ma non quello. Io qui ce l'ho sempre uguale. Parliamo di professionalità, benissimo. Quando io vado a suonare in un club, si aspettano che io faccia i suoni in meno tempo possibile. Eh sì. Cioè non è che posso andare là alle 4 di pomeriggio e stargli sullo stomaco a questi fino alle 9 di sera. Cioè io arrivo, track, aggiusto due cose. Questa è professionalità, è l'attrezzo. Poi gli apri la ce li ho, non è che li vendo. No, no, certo. Io sono uno molto analogico, se l'avete visto. Sì. No? Sono molto pedalini, vecchissimi poi, che sono dei vecchi pedali Belli, Electronics, quindi sono molto analogico. E col digitale, ripeto, io ho questa Zoom G6 che è il più digitale che io ho. Ok. No? Perché non sono ancora entrato in quell'ottica, in quell'idea, ma anche perché io non vado più a suonare fuori da tanto tempo. Alla fine dico, devo suonare qui, in studio qua, oppure in sala prove con i miei amici. In sala prove c'è già il Twin, e là, fermo là. Quindi dico, io arrivo là, attacco, nessuno lo tocca. Perfetto, giusto. Il discorso che fai tu mi cambia tutte le mie idee, cioè mi cambia tutto il mio modo di vedere. Soprattutto per fare questo. Perché io sempre, la mia idea è sempre quella di dire, ma il suono è sempre piatto, cioè il suono digitale secondo me è piatto. Oggi sto sentendo che proprio non è così. Cioè la dinamica,
Allora, quando tu, il concetto che vedi, questo è un campione. Dinamica ce l'hai con. Chiaro, la fa la differenza. La dinamica ce l'hai, perché questo, il concetto è che tu, quando io, quando mi hanno spiegato come funziona questo attrezzo, il modeler rispetto al profiler, è lì che mi hanno conquistato. Mi hanno detto, vedi, modeler vuol dire che tu lavori una forma d'onda, è una roba fighissima. Profiler vuol dire che tu stai riproducendo quell'amplificatore, quello lì, non un altro, quello lì, ripreso con quel microfono lì, con quel, cioè con quel, in quel contesto lì. E allora io ho fatto questo ragionamento, ho detto, se io vado su un palco piccolo, io l'ampli valvole devo tenere a uno, le valvole non lavorano, l'ampli non suonano schifo, il cono non lavora, non lo schifo, quindi ha senso una cosa digitale. Se io vado su un palco grosso, io l'ampli valvole e non lo sento, a meno che ne porto 5, allora cosa mi serve? Devo sentirlo microfonato da un monitor. E come intervengo io se non mi piace quello che sento? Non posso intervenire. No. Io qui posso intervenire. Premesso che questo ripropone già quel suono lì, quindi il monitor fa solo da tramite. Se io ho troppi alti, chiudo. Se ho troppi bassi, chiudo, apro. Poi con i profili liquidi ho lo stesso range che ha l'amplificatore. Cioè questa cosa qua è quello che mi ha convinto a passare a questo attrezzo, che non ho neanche provato bene quando l'ho preso, perché ho detto, boh, devo andare in fiducia. Cioè io voglio un suono molto pulito. Cioè senti quando cambio. Cos'è che posso fare? Ok. Stessa cosa. Sembra un'acustica. Quang della Telecaster. Perché la difficoltà degli attrezzi digitali, secondo me, è sempre stata quella dei puliti alti. È lì che non ce l'ha mai fatta. Sì, questo no. Sì. Cosa ho schiacciato? Niente. Ecco, fa il suono da rock and roll ignorante. Tolgo il mio booster. Cioè è versatilissimo. E poi è una macchina che tu comandi come quando cavolo ti pare. Basta parlare di camper. Cambiamo discorso. Sì, no, beh, io ogni tanto seguo Fanton. Sì, sì. Non me ne voglia Fanton. Però beh, lui non ha che, lui c'ha il Fractal che è una macchina stratosferica, difficile. Devi essere un ingegnere nucleare, secondo me, per saperla usare. Però forse è il mio orecchio, e sicuramente anche YouTube che ci frega, che YouTube certo, piattisce tutto. Voglia. Però lui cambia le chitarre, ma io sento sempre i stessi suoni. Dammi una chitarra che vuoi. Top. Tanto c'ho il mute. Che non è una cosa così banale, No. Perché questo te lo configuri. Oh, questa è una chitarra di tutto rispetto, facciamo finta che sia accordata. Non credo. Strano. Cioè io sto suonando in un modo completamente diverso, perché questa chitarra mi ricorda più la mia 175, quindi mi fa fare le cose un po' più jazzy, no? Perché nella mia chiaro. No? Sì. Quindi vuol dire che allora io adesso faccio, prendo in mano la mia tele. È uguale, no? Eh no.
Seffer. Poi, cioè, senti com'è reattiva sta roba. Sì. Cioè, sì. Io l'adoro, per esempio, quando devo accompagnare. Sto usando adesso un suono Fender, per esempio. No? Cioè, e poi puoi giocarci e calcola che hanno. Non lo so, io trovo che questo attrezzo ti dia veramente la dimensione della chitarra che hai in mano. Io infatti cambio chitarra, quando cambio il suono non cambio, non ho mai cambiato amplificatore. Anche in studio tendo a cambiare chitarra. Sì, quello anch'io. Anche perché qualcuno qualcuno ne ha. Quindi tendo anch'io, piuttosto che cambiare l'amplificatore, di rimanere quello. Se devo trovarmi un suono, cambio la chitarra. Sto giro invece ho usato due, ovviamente due modelli diversi, ho sempre usato questo, però ho usato Ampli Fender e Ampli Marshall, ma sarà un po' di malinconia perché ho detto, siccome vado a Londra, no? Allora a Londra voglio usare il Marshall, che poi la roba da ridere, là ce l'hanno l'amplificatore vero. Cioè con la cassa, tutto, ci hanno tutto, non è che però, di Rode c'hanno bisogno di me, no? Che chiaro. Però sai che cosa? Che anche lì la praticità, poi sai, gli studi costano. Se ti va mezza giornata a fare un suono, in quella mezza giornata io devo fare un EP, lo faccio tutto. Ti suono tutte le chitarre. Ah sì, certo. Cioè, è, ripeto, è sempre l'approccio. Quindi io quando dico, se è come uno che piace andare a sciare, è uno che fa la guardia forestale. Cioè, quello che piace andare a sciare si compra tutte le cose, il colore giusto, no? Lo scarponcino che gli piace del colore giusto. Quello che deve fare il forestale glieli danno verdi. Cioè, verde scuro è andare. Cioè, ecco. Per me è quello un po' la differenza. Poi, anche noi professionisti siamo principalmente amatori perché ci piacciono queste cose. Infatti ho a caso tutto un muro con gli ampli valvolari vecchi. Cavoli. Cioè, mica li vendo, me li tengono. Sì, no, anch'io. Vendo sta roba se non mi serve più, no? Vendo il martello, sì, capisci? Sì, non il quadro d'autore. Certo, certo. Sì, no, no, sono d'accordo con te. Sì, beh, anch'io me li tengo. Infatti, o mi do una calmata o devo allargare lo studio. No, ma qualche buco ancora ve lo vedo. Sì, sì, no. Poi c'è il soffitto. C'è il soffitto. C'è il soffitto libero, quello sì. Senti, è una cosa che chiedo a tanti, praticamente è una cosa che chiedo spesso. I talent. È una spina nel fianco, Perché più volte che lo... sì, esatto. Come dicono, no, gli inglesi, a fall in the ass. I talent sono dei format. Che servono per far guadagnare dei soldi a chi li produce. C'è del talento nei talent, sì. È tutto talento? No. C'è talento al di fuori dei talent? Sì. Il tema è che è sempre lì. In Italia c'è quello. Punto. Cioè, a te piace la pasta asciutta? E certo. La mangi tutti i giorni? Eh sì. La mangi due volte al giorno? Due volte no. La mangi tre volte al giorno? Eh no. Ok? Allora, a uno che non piace, non piace, punto. Ma, allora, io dico, la musica non è solo lì. Quello è un bel format, è un bello spettacolo, sicuramente c'è gente brava. Però io qui faccio una domanda capziosa a te e a tutti. Allora, si parla di inclusività, inclusione, parità di genere, rispetto, talento. Allora, perché tutte queste cantanti, brave o non brave, non giudico, devono mettersi tutte mezze biotte? Ecco, hai toccato un tasto che io... Cioè, io insegno in due università, no? Tra cui una delle due, la Yulm, Milano. Insegno al master di produzione e edizioni musicali. E sono tutte ragazze. E io faccio sempre questa domanda. Non parliamo di cose che non siamo in grado di sostenere. Cioè, noi diciamo no, perché noi qui siamo. No, non siete perché la cantante tale, non faccio neanche nomi. Bella ragazza, per l'amor di Dio, deve mettere in mostra tutto. Allora, a me va bene che un artista voglia mettere in mostra. Se è funzionale allo spettacolo,
va benissimo, fallo, sei uomo, sei donna, basso, grasso, bello, brutto, quello che vuoi, fantastico. Mia ragazza fa burlesque, una delle più brave performer mondiali, e si spoglia, pesa 120 kg e la guardi incantato perché è brava a farlo. Ma se tu, per veicolare il tuo messaggio, devi sfruttare questa cosa, non va bene. E questa cosa qua io la vedo, cioè dai talent che sono tutte abbottonate, escono dai talent e si sbottonano e dico... Poi la dinamica dei talent, insomma, io la contrattualistica lì l'ho sentita un po' come funziona, ho parlato con qualcuno che è chiaramente l'artista lì è super penalizzato da A alla Z, cioè proprio tutti gli aspetti. Giudici, ecco, tasto giudici, dolenti. io parlo un po' per sentire, scusatemi, parlo per sentire, perché io i talent e Sanremo non li ho mai guardati. Ci sono tante cose belle da vedere. Se avete soprattutto la pay per view lì, avete la TV on demand, Netflix, piuttosto che c'è il CMA 2023-2024, il film su Dolly, l'intervista su Dolly, a Dolly Parton, il film, ci sono un sacco di cose belle che, voglio dire, quando c'ho tempo guardo quelle. Allora, Manuel Agnelli è un artista, non lo metto in dubbio, ma allora io conosco bene Xavi Riondo, abbiamo fatto una cosa insieme tempo fa in università, persona fantastica, non sono mai stato un amante degli after hours come genere, ma bravi, cioè per modo di niente da dire. Jack La Furia, non so neanche chi sia, canta uno dei Club Dogo, che tra l'altro ha fatto il video, avevano fatto il video a suo tempo a casa di un mio amico, con la Bentley del papà di un mio amico. Cioè io, può essere sicuramente, non lo conosco, non so cosa faccia, sarà sicuramente bravo e titolato per fare il giurato. Boh, Fedez, titolato per fare il giurato. Boh, in Inghilterra, nel talent inglese c'è, mi sembra uno chef, personaggio del genere. Allucinante. Credo che abbiano tolto forse l'unico in assoluto, o gli unici due in assoluto che potevano rimanere lì. Uno era Elio. Eh beh, quello lì cazzo, si può dire la sua. È porco cane. Innovatore, musicista. Morgan, non posso esprimermi per una serie di conoscenze in comune. No, però a livello conoscenza musicale, almeno è uno che ha fatto il conservatorio studiato. Cioè, quello dico io. Poi, lì non possiamo assolutamente dire nulla. Poi non apro porte perché... No, ma lì capisci. Allora, no. Il tema oggi, guarda, te lo posso dire per quel poco che conosco, insomma, direttamente l'industria discografica. Oggi l'industria discografica punta sul personaggio. Fa niente come canti, cosa sono. Secondario. Intanto il prodotto si fa. C'è la follia, no? La follia. L'abbiamo visto con i Maneskin. Cioè, tu hai un brand fantastico, per fare prosciutto, e prosciutto non ce l'hai. Ah certo. No, e lo dico. Va bene. Ma Maneskin o Moneskin, come dir si voglia, parlando con delle persone che lavorano a quei livelli lì, e io dicendo, sono contento, una band italiana che va all'estero. Risposta, è andata una scatola vuota, non c'è un contenuto lì dentro. Ok, non lo so, non li conosco. So che c'è la bassista che va con lo scotch e io dico, boh, a cosa serve? Victor Wooten non l'ha mai fatto. Cioè, nel senso, boh, dov'è la... Io dico, dov'è la musica? Cioè, dov'è la creatività musicale? Beh, lui è una voce. Ma a me piace il batterista. Secondo me il batterista è bravo. Sì. A me piace, ma è un personaggio. Sì, lui è bravo, ma io quel poco che ho sentito qualche pezzo, perché lo fanno i ragazzi nella mia scuola, lo fanno... Tra l'altro facevano Zitti e Buoni, quando erano ragazzi facevano Zitti e Buoni, poi hanno detto, ma che palle sto pezzo, e hanno voluto fare Coraline dei Maneskin, e poi facevano la cover di Baggins, che era bella quella lì, e vabbè, ma era loro il pezzo, certo, bello, chiaro. Il pezzo, anche io adesso ti suono un pezzo di Elvis, è bello, bello. Fatto Elvis. Cioè, allora, il tema è questo qua, io vedo i talent un po' così, cioè non li vedo, nel senso non mi attirano. Poi è una cioè in televisione è tutto programmato, tutto, cioè tutto a meno esplode. Che proprio quello che inciampa, che proprio, ma qua anche quando quello sputa in faccia a quell'altro, si mandano a quel paese, sono tutti copioni, non è nulla, ripeto, nulla è lasciato al caso. Certo.
falsa l'asticella dell'audience, no? È tutto studiato. Io dico, ho visto tanti artisti bravi anche uscire dai talent, soprattutto all'estero. Mika era uscito da... Lui è uscito da un talent. Bravissimo. Chi altro è che era uscito da un talent? Pensate capire come li guardo, non mi viene in mente nessuno. Io ancora meglio. Cioè. Però io vedo tanti ragazzi giovani, non giovanissimi, giovani adulti o adulti lo guardano i talent, giovanissimi. Zero. Gli allievi non ce n'è uno che guarda un talent. Davvero? Non ce n'è uno. Forse le ragazze, qualcuna, ma più grandi. Quelli sulla fascia, diciamo, 15-20. Zero. Facciamo, cioè questa ragazza, facciamo un pezzo di Annalisa, che è una che è uscita lontana, sì. No? Anche le biotta dopo. Sì. Peccato, voce non è male. No, ma anche pezzi, cioè una Pausini, no? Un po' una roba, c'era questo pezzo, vincerò, no? Era carino, che ho fatto fare io solo al chitarrista, perché mi metto su chitarra, scherziamo, su chitarra. E gli altri, chi è? Non sapevano, lei era più grande, la conosceva perché guardava i talent, quel ragazzo che aveva 18 anni, lui non sapeva neanche chi fosse. Ma penso. Cioè, io ti posso dire, adesso non guardo quelli italiani, figurati quelli americani, ci sono artisti oggi che hanno un gran valore, e io ti faccio un nome, qualcuno adesso che non ha ascoltato le ultime cose dirà, quello là c'ha il cappello che vuole, ma era incoglionito, Post Malone, faceva rap, ha deciso di fare country, ha scritto un disco stratosferico, featuring con tutti, Lil Combs, Billy Strings, rispettando la sonorità dei vari cavoli. Lo stavo sentendo. Chiaro che c'è quel featuring con l'artista che mi piace meno anche il brano, ma è un mio gusto personale. C'è F1, mi sembra si chiami F1 Trillion, Long Bed, che è il furgone, il pick up, no? Sì, sì. Il miliardesimo F1, sì. F100. Cioè, e dici, ma com'è possibile che questo qua faceva rap? Dall'oggi al domani fa country, lo vedi su un palco con Lenny Wilson, con Chris Stapleton, con Brad Paisley, e fa un cazzo di figurone. E te lo dico io, c'ha talento. Quello lì poteva fare anche la pizzica, che quella avrebbe fatta bene comunque, certo. Perché è uno in gamba, certo. Non cervello, con un talento. Questo io in Italia non lo vedo. Cioè, non vedo uno che dice... indietro? E per me, almeno 20 anni su tante cose. Cioè, non vedo un artista... Io conosco degli artisti. C'è questo personaggio, che ti consiglio di andare a cercare. Si chiama Ivan Cenzi. Lui cura un canale YouTube che si chiama Bizzarro Bazar. E lui si occupa di tutto quello che è curioso, tutto quello macabro... Ha cose bellissime, ha scritto un libro che io ho comprato a Palermo visitando la cripta dei Cappuccini, il suo libro l'ho trovato lì, l'ho preso, ha scritto tanti libri, è una persona, un docente universitario, ha fatto un disco blues usando degli stilemi che non sono solo blues, Graveyard Bound si chiama il disco, c'è dentro psichedelia, c'è blues a tonnellate, dal Down Home al più moderno, Tom Waits, c'è dentro di tutto. Ma cioè, questo qua è uno di quelli che quando lo senti parlare del suo argomento dici, porca bestia se ne sa, lo senti suonare chitarra e voce, dici, ma è bianco, è italiano, no, non è vero, cioè ci sono, io dico lui perché lo conosco, certo. Ma personalmente, ma io dico, ma perché al talent non c'è questo qua? Diciamo che in Italia sono andati a sparire i veri personaggi che andavano a sentire queste persone e li portavano, i Claudio Cecchetto di una volta. Ma il problema è che non ce ne sono mai stati, perché in Italia già di base non si metteva sotto contratto, e ancora adesso non si mettevano sotto contratto le band, perché sono difficili da gestire, all'estero lo fanno, perché una band è un'alchimia, cioè sono quattro persone, tre persone, cinque persone, ma prodotto è uno, ne togli uno, togli l'altro, cambia, e qui inibito, aspetta, devo anche starlo a dire. In Italia quindi già, in più
cioè oggi si basa tutto su visualizzazioni, stream, cioè su tutti i dati, tanto taroccabilissimi, e poi che non rappresentano, spesso non rappresentano la realtà. Perché quando uscì, non so se, spero che non ve lo ricordiate, io me lo ricordo perché quando è uscito io ho detto io questo me lo devo ricordare, perché tra qualche anno lo dirò, quando uscì un certo young signorino, okay, all'alba dei trapper, sì, che faceva una cosa che dire agghiacciante era poco, buttata proprio lì, e ebbe un successo mostruoso e fece un concerto all'Alcatraz con non so quanti paganti, ma che stavano nelle dita di una, di due mani, forse tre. Eccolo! Quello che funziona su un canale non è detto che funzioni su un altro, nella vita reale. Beh, è sparito, mi sembra. E beh, vorrei ben vedere. Cioè, sì, scusa, adesso con tutto... Ma non perché... Io non sono quello che demonizza la trap, perché quelli che demonizzavano la trap, no, non l'ascolto, lo faceva, erano gli stessi che demonizzavano il rock and roll quando è uscito. Certo. Cioè, ah, parla di questi argomenti non sono affini alla mia cultura perché io ho 50 anni, non ne ho 12 o 13, non li capisco, quindi dovrebbe sparire perché rovina le menti dei giovani. Non rovina le menti di nessuno, perché persone sono capaci di distinguere dal cioccolato. Certo. Hai capito? Allora, se uno fa la trap, che a me non interessa, ma la fa bene... Cioè, c'è un rapper, Nitro, ha scritto un brano che si chiama Pleasantville, che ha un testo country, che più country non si può. È bravissimo. E dici, lo ascolti. Quel pezzo di ogni tanto lo ascolto, il resto magari sì, magari no, non è il mio. Certo. Però non gli puoi togliere. Pink Floyd, una delle band stratosferiche migliori. C'è qualcuno a cui non piacciono. Certo. I Beatles. Cioè io ho trovato gente che fa, guarda, io non tocco i Beatles, non dico niente, non è il mio. Certo. Quindi va bene tutto. Il problema è che ci sono delle cose che, ragazzi, non stanno in piedi, che poi le vogliamo montare. Cioè, io so e non posso fare nomi, ma di una serie di rapper trapper che si sono poi tutti spostati sullo urban pop, quindi sono tutti diventati musica mainstream, pop, perché la trap è finita. Sono alcuni ricoverati, altri depressi dallo psicologo, perché si sono trovati dal mega successo facendo quello che volevano, essendo anche loro stessi, a dover essere qualcun altro senza più avere successo di prima. Chiaro. Cioè, tu provi a pensare questa cosa terribile. Sì, sì, ti cioè, che a te domani mattina ti mettono a parlare di un genere di musica che non ti interessa, in un contesto che non è questo, ma invece delle chitarre pesano i fagotti, non lo so. Tu lo devi fare e non hai neanche il risultato economico che avevi prima. Sì, e sì, oltre alla soddisfazione, che poi, come abbiamo detto all'inizio, star bene vuol dire avere 100.000 euro, vuol dire magari averne 10.000, ma fare la vita che vuoi. Esatto. Ecco, questo è quanto. Quindi poi il mondo talent, io lo vedo così, lo vedo un po' a volte come un contenitore vuoto di talenti, di gente brava, io ne conosco tantissimo. Ma tantissimo. Sì, ne sto scoprendo anch'io tanti qua. E ne scoprirai ancora. Sì, sì, sì. E anche giovanissimi. Sì, sì. Cioè, c'è questo chitarrista che gira sul web da una vita, e non mi ricordo chi, ma un chitarrista italiano conosciuto, super tecnico, disse: vabbè, ma a me sta roba. Questo Marcel, che suona. Ma è chiaro che io vedo quel ragazzo lì e rimango incantato. Perché vedi sto ragazzino che con la giacca di Balenciaga fa delle robe che io manco riesco a capire cosa sta facendo. Sì, l'ho visto. E con la naturalezza dico: ma che bello! E poi dico: ma la musicalità dov'è? Ma il pezzo dov'è? Tecnica tanta. Talento. Talento. E una volta sto parlando con un artista, mi stavo facendo il disco, gli feci un solo bello incasinato, no? E lui era tutto contento: ah, magari fossi capace di suonare la chitarra. E si faceva un paragone e dice: un conto è musica, un conto è la biomeccanica. Biomeccanica vuol dire fare le mega cose senza alcun senso. La musica è quando tu riesci a fare anche cose complesse, ma la complessità devi per forza metterla per arrivare lì. Perché non è che tu devi faccio questo perché la gente deve vedere va com'è difficile. No, deve dire va com'è bello. Chi non suona la chitarra deve dire: quante volte ti sei sentito dire un brano? Ah, lì c'è una chitarra! Cioè, e magari il brano è, adesso, cioè, non per cattiveria, magari il brano è questo qua. Ah, sì. Cioè, ma questa non è la roba più difficile del mondo, a fare con la chitarra. Tutto su di grave. Cioè, poi...
e ogni tanto esatto. devi anche beccare il cantino, se no non suona. Cioè, alla fine non era. Era bella, premesso che per l'epoca non era neanche una cosa così banale. Però certo. dici, cioè, è una roba bella. E questo che secondo me si è anche un po' perso di vista da parte degli addetti ai lavori. Sì, sono d'accordo. Diciamo che c'è sempre meno gente che vuole far fatica, perché comunque il mondo della musica non è facile, no. assolutamente, e c'è sempre più gente che magari studia anche, però pensa che ho finito di studiare, boh, sono bravo, adesso vado. È una parte. E dopo però si trova davanti un muro molto più difficoltoso ancora. No? Io posso dire una cosa, lo dico guardando in camera, perché tu lo sai sicuramente. Allora, fare musicista professionista vuol dire, io il mio sogno sarebbe stare 8 ore al giorno con la chitarra, magari 8, no, un po' 6 ore al giorno con la chitarra in mano. Non riesco a farlo tutti i giorni. Cioè, io tante volte, comunicato stampa, l'intervista, in questo caso è un piacere, a volte devi anche sì, no, certo. gestire perché sono lontana. Prepara la presentazione per questo, prepara la scaletta, scrivi le parti per quell'altro, mixa il brano di questo qua, fai quell'altra roba lì. Cioè, alla fine io arrivo alla sera, alle 7, alle 8, cotto. E dico, io sono da io dormo al mattino, però magari sono dalle 9 in studio fino alle 8 di sera, mi sono fermato un'ora in tutto il tempo, e la chitarra di chi mi guarda e mi dice, a me non mi guardi. No, non sono neanche toccato oggi. Cioè, capisco. Questo vuol dire, e quello che a me piacerebbe nel mio mondo ideale, è che si ritornasse a un mondo dove la musica genera degli introiti, ma non tanto perché noi musicisti vogliamo diventare ricchi, per l'indotto, perché io faccio un disco, vado in un'etichetta, gli dico sto disco e questo mi dice, grazie al cazzo, e quindi cosa fai con sto disco? Me lo distribuisci? Quanto mi dai? Cioè, per fare la comunicazione. Ma no, lo distribuisci tu, fai tu la comunicazione, ti do le royalties. Vabbè, ma col digitale non ci guadagno niente. E giustamente non ci guadagno niente. Quindi, come fa a lavorare l'ufficio stampa? Come fa a lavorare l'etichetta? Come fa a lavorare il promoter? Come fa a lavorare il musicista? Sicuramente l'autore, il cantante, tutto quello che vuoi. Cioè, sarebbe bello che questo mondo ricominciasse a funzionare come era un po' di anni fa, con magari il senno di poi, senza sprecare soldi come hanno fatto nel passato, scialacchiamo, poi è arrivato Napster, signori è finita, saluti. Siamo tutti disoccupati. No, sì. Magari con un po' di contezza in più, ma dove il musicista, cioè il mio sogno sarebbe studiare chitarra o stile chitarra, quel cacchio che mi pare, scrivere, registrare, fare quello, non 8 ore al giorno, 20 ore al giorno, 20. Dormire 4 ore e non avere una vita sociale e avere l'esaurimento nervoso come lo ebbi anni fa dopo un tour di 13 mesi che sono tornato e non dormivo, alle 5 del mattino camminavo avanti e indietro per casa perché non ero più abituato a avere una vita. E ti sbarella una cosa. E certo, io ho sbarellato completo. E grazie a Dio è arrivato il lockdown, se no a questo punto cioè, facevi intervista con lui con il cappello. Però per dirti, ma io piuttosto quello, capisci? Perché io faccio musica, perché per me è fondamentale. Cioè io ero a Londra e ho detto adesso ci voglio scrivere un pezzo e ho buttato giù un'idea, c'era un arrangiatore bellissimo, registriamo, e ho detto no, fermo, tutta sta buono, fammi tornare a casa. Cioè è quello che l'artista possa fare, l'artista. L'etichetta possa fare l'etichetta, l'editore, ognuno il suo, ma non è che devono diventare miliardari, devono avere un tenore di vita dignitoso. Sì, sono d'accordo. Poi se uno è particolarmente bravo, se li faccia pure i milioni. Sì, sì, certo. Sì, sì, è la stessa cosa che parlavamo con un gruppo che ho intervistato e loro mi dicevano la stessa identica cosa. Guarda, noi stiamo facendo un EP, ma di una difficoltà enorme, perché stiamo mettendo noi i soldi per poter fare un qualcosa che in teoria dovrebbe andare da sola. No, poi non è più così. Non è più così. Cioè, oggi tu il prodotto finito lo devi dare. E a me va bene, come primo EP mi va anche bene che tu dici, vabbè, io cioè, il prodotto lo devo fare. Se tu decidi di aprire una startup digitale, un prototipo dell'app lo devi fare. Certo. Non è che verrà, io ho questa idea qua, bravo, cioè, uno qualcosa deve vedere, no? Però il problema è che poi non è che trovi l'etichetta e dici, bellissimo, facciamo un follow up, ti do 30.000 euro di anticipo, tu questo qua non lo troverai mai più. No, penso cioè tu devi pensare che voi dovete pensare, tu devi pensare che ogni giorno escono 100.000 brani strumentali o canzoni, 100.000 al giorno. Tu cosa pensi che gliene freghi?
che l'altro gioco, a fine ottobre uscirà il primo singolo mio dell'EP, esce 300.000, c'è anche quello di Chris Mantello, e chi se ne frega, capisci? È diventato un mondo. E tu dici, beh, io faccio comunicazione, io spendo 1.000 euro, e cosa sono 1.000 euro? Sui social? Niente. Cioè, l'unica cosa è che chi ascolta decida di dire, bello, questo mi piace, e funziona come funzionava quando eravamo ragazzini io e lui, col passaparola, che arrivava il mio amico con la cassettina, mi diceva, senti gli Iron Maiden come sono duri, quello più grande, no? Ma sì. Poi dopo una settimana, 15 giorni, perché gliel'aveva passata qualcun altro, ci sono gli Slayer, sono ancora più duri, capito? E io con la cassettina lì, poi diventavi grandicello, 15 anni, mamma dai fammi andare a Milano, no col treno a Milano, sì dai fammi andare con gli amici, sì ma ti accompagno io, ti accompagnavo in un po', andavi da Mariposa a comprarti il disco. Bravo, con gli Spani, sì. E quel disco lì ce l'avevi, il disco, cioè io ho dei ricordi della mia vita che sono fissati a delle canzoni, che sono fissati a dei gruppi, ai Black Sabbath quando ero ragazzino, ai Deep Purple, il mio... If you